Benvenuti ad una nuova puntata delle video lezioni in cui facciamo vedere le preparazioni dei cocktail IBA, cocktail mondiali. Oggi facciamo in collaborazione con Servillo Filippo. Filippo Servillo, il Negroni, il più classico dei classici dei drink italiani. Quali sono gli ingredienti, Filippo? Gin, bitter Campari, London Dry Gin, e vermouth rosso. Bene. Questo è un drink che è nato in Italia, la storia ormai è ultra famosa del Negroni, in effetti è nato a Firenze in via Tornabuoni al Casoni, che era un locale frequentato da plebe e da nobili. In questo locale si era uso bere l'americano, come era di moda all'inizio del secolo, quindi si beveva l'americano, vermouth rosso, bitter Campari con uno spruzzo di soda, solo che un cliente si faceva preparare l'americano corretto con gin al posto della soda. Questo cliente era il conte Camillo Negroni e da qui poi è partita la fama di questo drink del Negroni, che in effetti è un americano corretto. La ricetta la ricordi? Sì. Abbiamo bisogno di 3 cl di gin, 3 cl di bitter Campari, 3 cl di vermouth rosso e dobbiamo guarnire con fetta d'arancia. Bene, questo è un cocktail perfetto, si dice, perché sono tre parti uguali. Quando si è tentato di cambiare la ricetta aumentando la dose di gin, diminuendo il resto, si è snaturato il drink. Quindi l'IBA ha rimesso di nuovo tutto a posto, facendolo entrare adesso negli unforgettable, quindi gli indimenticabili, coloro che non verranno mai più cambiati perché hanno ormai una ricetta ultra conosciuta e certificata da anni di vendite al bar. Prepariamo, cominciamo. Abbiamo bisogno del tumbler basso o old fashion, riempito di ghiaccio, quindi parliamo di un medium drink on the rocks. Riempiamo sempre, come si dice, full of ice, quindi pieno di ghiaccio fino all'orlo. Non lesiniamo mai sul ghiaccio quando lavoriamo al bar. Ancora. Deve essere pieno, anche perché poi quando facciamo il raffreddamento il ghiaccio leggermente si scioglie e si assesta nel bicchiere. Diamo una girata per raffreddare il bicchiere. Ricordiamoci che mettere meno ghiaccio non significa annacquare di meno, anzi, più ghiaccio c'è, più si crea quella atmosfera, quel microclima che permette di non far sciogliere il ghiaccio e di raffreddare il drink. Coliamo via l'acqua e cominciamo con la preparazione. In questo caso abbiamo una base alcolica, quindi il primo elemento da mettere nel bicchiere è appunto il gin. Nella versione London Dry, quindi secco, distillato a base di cereali, aromatizzato con botanical, quindi un bel aroma di erbe che ben si sposa con i vermouth, che sono dei vini aromatizzati, con il Campari, che è un grandissimo prodotto italiano che ci invidia tutto il mondo, che è sempre a base di alcol, erbe e spezie, e poi colorato con rosso di cocciniglia. Facciamo vedere l'etichetta, perché è sempre bene non nascondere le etichette delle bottiglie. Quindi parti uguali, 3 cl, 3 cl, 3 cl. In questo caso avete visto che è caduto molto più Campari rispetto al normale, che queste sono bottiglie senza dosatore, quindi dobbiamo fare attenzione. In questo caso che succede? L'errore madornale è quello che sta facendo adesso Filippo, quello di mettere meno vermouth per equiparare l'altezza. In questo caso, quando ci accorgiamo che mettiamo un ingrediente in più, mettiamo anche gli altri in più. È meglio servire un drink equilibrato un po' più lungo piuttosto che con la grammatura giusta ma disequilibrato, perché il cliente avrà un Negroni che non sa di Negroni ma avrà la misura giusta. Allora è preferibile perderci un attimo nella grammatura ma servire un Negroni perfetto. Mettiamo la fetta d'arancia, diamo una mescolata. E il Negroni è pronto.